la vittoria di Matera sia non solo giusta, ma fosse anche prevedibile, perché io purtroppo all'epoca ero sovrintendente a Venezia, cosa che facevo volentieri, ma ero costretto a parteggiare per Venezia, visto il sovrintendente. Quindi ero lì con tutti questi stronzi, Durnwalder, qui il presidente, c'era Bolzano, cioè, e vedevo, già sì, considero che l'amministratore di Venezia siano tutti dei rompicodi incapaci, quindi ero sicuro che avrebbero rovinato tutto. E Venezia, che è Venezia, è stata capace di non andare neanche in finale. Per cui quando poi ho smesso la mia funzione, mi hanno chiamato a Urbino e a Bergamo per avere tanti amici e mi hanno fatto mettere come il nome e la firma per sostenere, mi hanno capito che lì erano morti, addormentati, mentre io dentro di me parteggiavo per Matera. Quando finalmente hanno escluso anche Urbino e Bergamo, sono arrivate le ultime sei e io finalmente ho potuto dire che non avevo dubbi che vincesse Matera, perché era riuscita a passare dalla stagione della speculazione legata all'ina casa, alla città nuova per ospitare le persone che stavano nei sassi come se fossero nella condizione di disagio, di infelicità, alla valutazione di quel luogo invece come riscatto. E quindi la chiave del riscatto è quella per cui la città è rinata dove c'era la sua miseria e quindi diventerà una cosa, adesso non so, poi saranno forse dei problemi di accoglienza per gli alberghi e per altro, visto, però in assoluto è la città che in meridione dopo Lecce ha più alzato la testa e lo ha dimostrato riuscendo a prevalere sulle altre con questa... Oggi parlavo con Tommaso Montanari, che è un altro molto radicale, una cosa che mi sembra incredibile, cioè che nello sblocca Italia c'è l'autostrada Orte-Mestre. Dice di sì, sarà vero, cioè voglio dire, per andare da Roma o da Orte a Mestre uno fa Bologna, Venezia, eccetera, oppure se vuole fa la E45, che è quella che passa per Perugia. E che cazzo c'è bisogno di fare un'altra autostrada bucando? Un mondo pieno di pazzi, cioè, la natura va lasciata così, in gran parte quello che vediamo intorno a noi, pazzi con la testa, se è stato fatto prima del 1950 ha un suo decoro, se è stato fatto dopo è fatto con una mente di speculazione, di brutti colori, brutte strutture, brutto cemento, e c'è un abbruttimento dell'Italia, che è evidente che tutte le periferie e il cemento sono forme di totale, come dire, violenza alla bellezza e al paesaggio, quindi meno si costruisce meglio è, più si recupera e si restaura meglio è.